Il granellino multimediale versione audio del 22 maggio 2020, dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 20-23. Ogni piacere illecito spesso si trasforma in grande dolore. Per esempio, il piacere di avere una relazione extraconiugale si può trasformare in una grande tragedia. Se dopo l'avventura l'uomo sposato viene a sapere che la donna è incinta, ci sono due scelte da fare. La prima è abortire, ed è un peccato che non si può dimenticare per tutta la vita, e la seconda scelta è lasciare la propria famiglia per unirsi all'amante, procurando dolori indicibili nei figli e nella moglie o marito. Un altro esempio? Eccolo. Sul posto di lavoro si imbroglia e si ruba, ma all'improvviso il ladrocinio viene scoperto e, di conseguenza, si perde il posto di lavoro. Il piacere si trasforma in dolore. La conseguenza del peccato è sempre dolorosa. È meglio soffrire facendo il bene. Questo tipo di sofferenza ha come frutto la gioia. Dice la Sacra Scrittura: chi semina nel pianto raccoglie nella gioia. Mi diceva un amico all'inizio del suo cammino di fede: Padre Lorenzo, ho sofferto molto nel dire ai miei fratelli di prendersi la parte migliore dei vigneti lasciati da mio padre, perché non volevo che ci fosse guerra tra di noi. Non so perché, ma dopo pochi anni dalla divisione dei terreni, i miei vigneti sono diventati più obertosi dei loro vigneti. Su ogni atto di amore che si fa per il Signore c'è sempre un'abbondante benedizione del Signore. Amen. Alleluia. Padre Lorenzo Montecalvo, dei Padri Vocazionisti. PS. L'amore guarisce, semi d'amore, comunità o comodità e la perla perduta sono i libri più richiesti e letti di Padre Lorenzo. Per richiederli, telefona ai seguenti numeri: 331-334-7521 o 349-31-65-354.